Allora, buongiorno a tutti. Oggi affrontiamo velocemente diciamo tema dei pioppi del lungomare di Alba Adriatica che sta un po' turbando tutta la comunità albense. Sapete che è prevista l'eradicazione totale di tutti gli esemplari di pioppo presenti sulla linea dello spartitraffico. Pioppi che sembrano essere in ottima salute, come vedete alle mie spalle. Ancora rigogliosi, belli, verdi, quasi a novembre, e che tuttavia sono stati condannati da una perizia agronomica. Quindi mettiamo un po' in luce quello che sta avvenendo e quello che siamo riusciti a capire sinora dal, diciamo, materiale cartaceo che abbiamo potuto visionare, dei documenti che abbiamo potuto acquisire. Allora, la cosa più sorprendente che abbiamo scoperto è che nel 2016 l'ente comunale di Alba Adriatica, preoccupata per la vicenda del Punteruolo Rosso, incarica Res Agraria di condurre una perizia sullo stato di salute delle vegetazioni del lungomare proprio per iniziare a prevedere la manutenzione dello stesso lungomare e la sostituzione delle piante malate. Nel 2016 filare dei pioppi censito di 163 esemplari viene considerato in uno stato di assoluta vitalità. È sano, l'incidenza della malattia si attesta al 3%, quindi per oltre il 96%, 96,9%, il filare dei pioppi del lungomare di Alba Adriatica è considerato rigoglioso, cosa che invece non può essere detta né dell'impianto delle palme né dell'impianto delle tamerici, che addirittura arrivano al 20% e 25% di malattia. Quindi l'eventuale rigenerazione del lungomare, alla quale si provvederà nei prossimi anni, ripartirà dal filare dei pioppi. Bene, prendiamo atto di questa cosa e prendiamo atto che pochi anni dopo, nel 22, avviene, diciamo arriva una nuova perizia sul lungomare Alba Adriatica che è di segno assolutamente contrario. Tutti i pioppi presenti sullo spartitraffico del lungomare vengono considerati in uno stato di precarietà assoluta, malattia, diciamo, conclamata, che li conduce a una classificazione nella categoria CD, cioè piante ormai a fine vita. Quello che poi avverrà lo sappiamo, un anno dopo verranno ulteriormente declassificate alla categoria D, quindi oltre alla malattia vi è proprio il pericolo di schianto di queste alberature, e vengono avviate le rimozioni, rimozioni che poi hanno dato, diciamo, testimonianze che queste piante non erano né malate né assolutamente instabili perché sono state abbattute nella seconda fase con colpi di ruspe e tutti hanno potuto vedere che tipo di resistenza le piante opponevano ai colpi delle pale meccaniche, delle benne. Quello che però non era emerso è appunto un fatto che abbiamo scoperto in questi giorni, che è abbastanza, diciamo, stupefacente o comunque preoccupante. Il fatto che tra il 2016 e il 2022 viene avviato il progetto di riqualificazione del lungomare. Nello studio del progetto di riqualificazione, ed esattamente nel livello definitivo, l'amministrazione comunale chiede il nulla osta alla soprintendenza per realizzare il progetto ed in particolare per avviare il taglio di 200 e due pini e 189 alberature, soprattutto pioppi, che sono presenti sulla linea dello spartitraffico. Non viene eccepita nessuna condizione sullo stato di salute delle piante e le preoccupazioni che l'ente esprime sono semplicemente di natura tecnico-progettuale, ovvero il cantiere deve svilupparsi in quelle aree, gli alberi non sono compatibili. E dunque si chiede la rimozione delle alberature e addirittura nel caso dei pioppi la sostituzione con quattro nuove specie arboree. Quindi nella fase del progetto definitivo non vi è nessuna preoccupazione sullo stato di salute delle alberature. L'ultima
perizia acquisita in quel momento, dice che le alberature sono tutte assolutamente sane. Siamo fermi alla perizia del 2016, nessuno ha eccepito nulla, il problema è organizzare il cantiere, il progetto non sembra essere compatibile con la preservazione delle alberature, con la conservazione dei pioppi. Per questo motivo la sovrintendenza dà un parere positivo a condizione, affermando che non è possibile sostituire piante sane e non è possibile avviare la sostituzione delle specie arboree. Quindi la sovrintendenza sembrerebbe dire che il progetto non è compatibile con la preservazione dell'ambiente presente sul lungomare. Il progetto, per quello che ne sappiamo noi, non potrebbe essere autorizzato, perché proprio al di là che le piante siano sane o siano malate, il progetto non è compatibile col diritto ambientale, cioè la pianta non potrebbe sussistere, sopravvivere ad un cantiere che sviluppa azioni di cementificazione, posa in opera di impiantistica, di condotture, proprio nello spazio sottostante le radici. Che cosa avviene? Avviene quello che abbiamo già detto, nel 2022 le piante diventano tutte malate, fino a diventare piante a fine vita, fino a diventare pericolose per la pubblica incolumità. Ora, di fronte a questi dubbi, è chiaro che la perizia scientifica di Res Agraria andrebbe quantomeno condotta ad una verifica. Questo dice la scienza. La scienza va sempre verificata e controllata. Quindi i legittimi dubbi che vivono oggi i cittadini vanno fugati. Come vanno fugati? Non con la richiesta del credo, della fede in una unica perizia, ma appunto avviando nuove perizie in contraddittorio, perché questo dubbio legittimo che le piante non siano malate, ma bensì il progetto sia incompatibile con la presenza delle piante, va fugato attraverso un nuovo studio che preservi o comunque indaghi il reale stato di salute dei 91 pioppi ancora in piedi. Grazie a tutti.